bentornati a Tutto Vero su Videotop, questa settimana in compagnia di un'amica, Maria Teresa Ruta. Maria Teresa, benvenuta. È tutto vero, è tutto vero. Allora Maria Teresa, da dove partiamo? Perché voi dovreste sapere che Maria Teresa è una girovaga, non si ferma mai. Lavoro, viaggi, televisione, musica, e ne parleremo anche riguardo alla musica, insomma. Adesso dove sei, diciamo, collocata in questi giorni? Milano? Dove sono sei? Proiettata in teatro, come sai, ho appena terminato di fare teatro con Gwenda, è stato un bellissimo successo, sono felicissimi ovviamente, e quindi ci vorrebbe un po' di meritato riposo. È previsto il riposo? Beh, adesso andiamo verso l'estate, finalmente è arrivata l'estate. Finalmente è arrivata l'estate, ma ci sono anche dei progetti che volano in pentola per settembre, e quindi ci sono da fare un po' di riunioni e cercare di capire che cosa fare. Però mi piacerebbe ovviamente viaggiare, tu sai che quest'anno è stato un anno straordinario che mi ha portato in Africa. Attraverso Pechino Express ho potuto conoscere il Marocco, la Tanzania, il Sudafrica, e adesso sono già ritornata sui luoghi del delitto in Tanzania, sono già ritornata, vorrei tornare in Marocco, e insomma un po' questo è il sogno. E poi naturalmente una piccola puntatina ad Atene, consiglio a tutti quanti di andare in Grecia. Perché? Perché spesso noi magari andiamo fino in Messico, ai Caraibi, nei luoghi lontanissimi, sì, certo, sì, per carità. Ok, però e diciamo sempre, ma la Grecia, ma tanto è vicino, ma tanto la Grecia è straordinaria. Bisogna, sì, veramente, da un punto di vista culturale, da un punto di vista culinario e da un punto di vista mare, è bellissima. Certo, la Grecia ha una lunghissima stagione che parte dalla loro Pasqua, che è intorno alla fine di marzo, i primi di aprile, e va fino alla fine di ottobre, quindi c'è tempo anche per decidere. Ecco, vedi, ne approfitto subito io anche per decidere di farsi un viaggio fuori, cosiddetta fuori stagione, eh, no? Sì, se volesse partire a settembre, per certo, fa l'Acropoli, poi un giro culinario, certo, dell'uva e delle olive, settembre-ottobre, ok, e poi un po' di mare, qualche bella isola. Che meraviglia, vedi, noi siamo già pronti con la valigia in mano, io te lo dico, adesso vado a casa, faccio la valigia e poi mi unisco a Maria Teresa nel suo viaggio direttamente nella nostra barchettina, che è una barchetta a vela, e vi portiamo in giro. Perché voi, io so che infatti tu e tuo marito Roberto, sì, girate, non è che state fermi, perché no, uno no, pensa no, alla no, Grecia, lei... Non pensate che Maria Teresa, insomma, arrivi in Grecia, si sdrai sul lettino. No, Maria Teresa sale in barca e gira. Anche quest'anno sarà, immagino, un viaggio itinerante. Assolutamente sì, con piccole tappe, per poter proprio conoscere proprio gli usi e costumi dei luoghi. Voi vivete di fatto l'estate in barca, chi cucina? Chi pesca. Chi pesca? Perché chi pesca è molto geloso del proprio pesciolino, e quindi lo vuole. Tu peschi così. Quindi? Io pesco, sono fortunata, Roberto è più bravo, però... Tu hai la fortuna, allora, dalla quando, tua. Sapete come faccio quando non voglio cucinare? Lui tira la lenza, io quando vedo che c'è il pesciolino comincio a cominciare a tirarlo su, e poi dico, Robby, vieni tu, perché magari mi scappa. A me. Così l'ha pescato lui, lo cucina lui. Vedi, lo sfiletta lui, brava, mi sembra un'ottima tattica, esatto. Tu hai parlato di Africa, io, sì, so che è stata un'esperienza Pechino Express meravigliosa. Beh, al di là del fatto che sei arrivata, insomma, sei salita sul gradino più alto del podio insieme a Patrizia Rossetti, che esperienza è stata? Ma sai, vincere non era importante assolutamente, però sapere di aver donato 50.000 euro ad Amref è una cosa che ti fa star bene, però in fondo l'abbiamo donati tutti quanti. E il nostro obiettivo era non uscire alla prima puntata. E direi che l'avete ampiamente raggiunto come obiettivo. No, tra l'altro avete avuto un seguito pazzesco, sì, perché insomma noi vi abbiamo seguito in tutta la vostra esperienza, e devo dire che di settimana in settimana si sono moltiplicate le persone che sui social facevano il tifo per te e Patrizia. Sì, quindi... siamo state molto corrette, sapevamo che non c'era gara, nel senso che c'erano i concorrenti e gli zoppicanti dietro, che eravamo noi due, e che le provavano tutte, però eravamo un po' sempre fanalino di coda, non sempre, però a Pechino oggi, come oggi, anche se arrivi terzultimo, sei a rischio eliminazione, quello era il problema, che molte volte eravamo lì
quasi al quarto posto, invece non ce la facevamo mai arrivare al tuo quarto posto. Poi abbiamo capito anche, perché dopo un po' abbiamo capito com'era, come si faceva l'autostop, mai fatto, come si chiedeva da dormire, perché questi ragazzi erano fantastici, giovani, entravano nelle case, bussavano e dicevano sorry, want to bed, perché poi sanno tutte le lingue, eccetera. E noi invece guardavamo le persone, dicevamo un disegnino. Sì, Patrizia, secondo te questo qui possiamo chiedere? No, no, hai visto che faccia che c'ha? No, quindi eravamo terrorizzate noi. Beh, esperienza bellissima, insomma, siete uscite vittoriose da Pechino, quindi insomma, poi tu sei ritornata però sui luoghi del delitto, come si dice. E devo ringraziare, vero, perché ci ha sempre seguito, sempre fatto il tifo fin dalla prima fotografia, con il mio vestito a mappamondo. E non solo, abbiamo raccontato tra l'altro su Vero tutti i matrimoni di Maria Teresa, perché voi direte, ma tutti i matrimoni nel senso che si è sposata con quante persone? No, con la stessa persona, Roberto. A quanti matrimoni siamo arrivati? Adesso siamo 8 o 9, adesso lì mi sfuggono. Perché voi dove ovunque andate celebrate il matrimonio. Sì, il matrimonio oppure le promesse, a secondo il rito del luogo. Per esempio in Messico abbiamo fatto un rito maya molto bello sulla spiaggia, con tutte le conchiglie, con questi suonatori di conchiglia, una cosa stupenda. Io con un abito da sera, è un po' particolare, giallo, comprato lì proprio in Messico. Roberto con la bandana. Poi invece in Etiopia ci siamo messi in maniera un po' particolare in mezzo al deserto del sale, e come testimoni avevamo due bambine etiopi che ci hanno costruito il talamo nunziale, perché solo dopo che tu hai fatto le tue promesse puoi costruire il talamo, e quindi queste ragazze ci hanno aiutato a costruire un piccolo letto. Per cui siete 8-9, vabbè, il decimo non lo so, ci devo pensare, però sicuramente ottobre-novembre partiremo. Adesso abbiamo fatto adesso che il matrimonio Masai in Tanzania, ed è stato anche lì molto bello, con tutti che dovevamo zoppare, tutto così. Così, ma che meraviglia. Ma senti, ma se tu dovessi dire un pregio, un difetto di Roberto, perché insomma voi state insieme ormai da tanti anni, insomma io ho avuto modo di vederli insieme, conoscerli, quindi insomma è amore, questo è, si vede, si respira quando si è con Maria Teresa e Roberto, ma ce l'avrà un difetto questo. Se non è amore sarà un calesse, esatto. Sarà sopportazione. Ce l'avrà un difetto però questo Roberto. Ah, no? Caspita, sì, è gelosissimo, ma ancora adesso, ma vi rendete conto che ci siamo conosciuti nel 2006 e ancora adesso, quindi sono passati più di 13 anni, insomma, ancora adesso è geloso. Ma come si fa? Poi dimmi come però, me, che non c'ha mai tempo. No. Però è una bella cosa, cosa, perché sai che insomma, se uno è geloso della propria compagna, insomma, va sempre. Però per il resto, quando dico guarda, ho preso dei biglietti, perfetto, già pronta la valigia, guarda, facciamo un rito, perfetto, benissimo. Beh, lui ti asseconda nei viaggi, voglio dire. Poi è bellissimo, perché poi magari no, perché lui è tutto, sarebbe precisino, schifiltoso, eccetera, dico guarda, ci hanno fatto un bellissimo riso, e fa ma c'è dei puntini neri, faccio no, perché qui il riso c'ha la foglia nera, perché si chiude, poi si perché lui è preciso. Sì, è certo, erano formiche, ma non è che volevo dirglielo. Ah, ecco. Quindi insomma lui che dico guarda, non solo ti ho fatto mangiare molto di peggio, meglio che non glielo dici, Maria Teresa, teniamo così questo pipistrello mio... Ma come? Sì, in Madagascar il pipistrello, perché dovete sapere che in Madagascar ci sono alcune isole che vengono infestate dai pipistrelli, perché sono troppo piccole, e i pipistrelli in un certo periodo sono troppi e diventano grandi, hanno un'apertura alare di quasi 1,20 m, e quindi la parte del corpo è molto grande così. Purtroppo non ci sono abbastanza zanzare in queste isolotti piccoli, e quindi loro per mangiare diventano carnivori, quindi mangiano topolini, eccetera, e per natura sarebbe sbagliato questo. E quindi a quel punto vengono proprio cacciati, ma è una richiesta, per favore cacciate i pipistrelli in questo periodo dal e vengono, cioè è regolamentato, vengono cotti e cucinati, e le coscette di pipistrello si mangiano laccate come l'anatra, buonissime. Nel frattempo, oltre ai viaggi, tu e Roberto so che condividete un'altra grande passione, che poi in realtà è un vero e proprio
lavoro, se ti dico musica, per esempio, perché Maria Teresa adesso anche, come dire, insieme a Roberto va a caccia di giovani talenti musicali. Esatto, sì, perché Roberto si è sempre occupato di musica e quindi diciamo che inizialmente ha cominciato a seguire lui il mio mondo. Poi gli ho detto, ma scusa, tu continui anche a fare il tuo, no? Così lascia un po' di spazio, no? E sempre allora nell'ambito della gelosia. Esatto, allora lui mi ha detto, sì, allora riprendo a fare musica, però se lo fai anche tu con me, ecco. E quindi abbiamo messo sulla Ruzza Production e stiamo, no, non è che stiamo cercando, non ci mandate mail o video, ma quando troviamo dei talenti, perché capita a volte, anche a te capita di stare in giuria e quindi magari ad una bella ragazza che ti si propone fai un bell'articolo, perché poi pensare che sì, possa sì diventare una nuova conduttrice o no, una ballerina, magari ti incuriosisce il suo talento. E allora, incuriositi dal talento di alcuni ragazzi, li produciamo. Perché? Perché sono ragazzi che magari i genitori non hanno queste opportunità economiche di produrre, perché comunque oggi la discografia, la musica è un costo molto, molto importante, è anche uno studio. E quindi offriamo questo tipo di assistenza a fronte del fatto che io nella mia carriera, se non avessi conosciuto tantissime persone, Sandro Ciotti, Tito Stagno per quel che riguarda l'ambito dello sport, Corrado per quel che riguarda ovviamente la televisione, Mario Torelli per quel che riguarda magari la promozione sui giornali, perché io sono nata anche grazie a tanti giornali, quindi io adoro i giornali. Io penso che il giornale sia un veicolo straordinario, se non ci fossero stati i giornali ai miei anni, con i primi servizi fotografici, con Gianni Ghidini, che è diventato un grandissimo fotografo in America, e quindi mi ha fatto delle foto con Bruno Riviero, che è mancato da poco, fotografie straordinarie che hanno incuriosito la RAI, la televisione, hanno detto ma chi è questa Maria Teresa Ruta? Andiamo a scoprirla. Ecco, oggi noi facciamo questo con i giovani cantanti, abbiamo Michela Pacilio nella nostra scuderia, tutte donne, per adesso abbiamo Maria Napoli e invece quella che è pronta, che sta uscendo, è proprio Selene Villari, un successo estivo che aspetterò ancora. Maria Teresa, grazie, grazie mille per essere stata con noi, in bocca al lupo per tutto, buone vacanze, grazie. Insomma, sperando di rivederti prestissimo, insomma noi incrociamo le dita e noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie mille per essere stati con noi.